Bene amici, ben ritrovati. Adesso oggi andiamo a disegnare insieme la maschera Ania. Aspettate che cerco se trovo. Ecco qua. Benissimo, vediamo un po'. Allora prima andiamo a creare, la voglio fare in una posizione un po' particolare, inusuale. Allora prima si crea un volume. Guardiamo un attimino se ci piace. Passo molto leggero. Segnare le zone che mi interessano. Vedete come passo questi punti qua.
si può allargarlo un po'. Poi si può andare a lavorare un po'. Bene, allora qua adesso abbiamo messo i volumi. Se ci piace andiamo a fissare alcuni punti che di come sarà. Sì. Ok, vediamo un po' intanto da fare.
piace lo spessore un po' più largo. Praticamente l'ania rappresenta l'estremizzazione delle emozioni, a parte quello che è la leggenda, ma comunque può essere inteso anche come l'estremizzazione delle emozioni. Se ci pensate bene, in effetti, se non gestiamo le nostre emozioni, ci si mette un attimo a trasformarsi in qualcosa di un po' bruttino. Lo vediamo molto di questi tempi, quando basta che accendiamo la televisione. Per questo è importante stare centrati e stare tranquilli, imparare a stare tranquilli, perché non è detto che ci sia, che sia capace le persone di stare tranquilli, specie oggi.
Ecco, fatto. Fatto l'ania. Fatta l'ania. Il disegno. Le tracce per le linee. Queste sono le tracce per le linee. L'outline. Poi si può cancellare. Si può cancellare la matita. E vi rimane l'outline perfetto da fare il vostro tatuaggio. Ecco qua. A presto, ragazzi. Ciao.